Imparare a gestire la rabbia è forse una delle competenze più importanti su cui un essere umano dovrebbe lavorare. E se è vero che ci sono persone più predisposte e persone meno predisposte, tutti noi dobbiamo avere a che fare con questo fattore del nostro essere. E soprattutto in una società sempre più stressata, sempre più frustrata. Credo che sia un concetto chiave su cui soffermarsi. In questo video in particolare voglio quindi cercare di darvi alcuni stimoli di riflessione e porre l'accento su alcune dinamiche psicologiche che secondo me sono rilevanti e che comprendendole meglio possono aiutarci a gestire la rabbia. Non vuole essere un video esaustivo, anzi, cercherò di tenerlo corto rispetto agli ultimi. In base ai like, ai commenti e alle visualizzazioni mi farete capire quanto vi interessa ed eventualmente deciderò di trattarlo nuovamente in futuro. Prima di cominciare, vi ricordo che se volete darmi una mano, appunto, potete farlo con un like, iscrivendovi al canale oppure tramite i miei due canali principali, ovvero Patreon e Twitch. Vedete tutto in descrizione come si può fare e poi magari decidete se avete voglia. Anche in base alla mia esperienza clinica. Ho notato che ci sono delle persone che hanno una grande difficoltà a controllare la rabbia, si innescano spesso processi di escalation per cui questa rabbia viene sfogata spesso contro oggetti o talvolta in modo verbale oppure anche fisico nei confronti di persone. Si tratta di un fattore molto pericoloso che non andrebbe mai sottovalutato perché basta veramente un momento nella propria vita in cui non si è stati in grado di gestire la rabbia per compromettere inevitabilmente la propria esistenza e quella di un'altra persona. Quindi non bisogna assolutamente sottovalutare dei segnali che possono portare a farci capire che non siamo in grado di gestire la rabbia. E nel caso li osserviamo, dobbiamo anche avere la forza di chiedere aiuto. Perché si innesca questa escalation? Come mai alcune persone hanno questi scatti di ira, questi scatti di rabbia furenti e apparentemente incontrollabili? Beh, il fattore chiave è la percezione di star subendo un'ingiustizia unita alla sensazione di impotenza. Insomma, ci troviamo in una situazione in cui le cose non sono come vorremmo e percepiamo di non avere... Gli strumenti, la possibilità di mettere a posto le cose. Questo contrasto, questo attrito tra quello che noi percepiamo di subire e quello che noi vorremmo ottenere, crea una grandissima frustrazione. Ma non basta ciò. La rabbia non è mai un processo totalmente irrazionale. C'è cioè sempre un qualcosa, una modalità di pensiero, una interpretazione dell'esistenza che favorisce in qualche modo l'espressione della rabbia. C'è anche l'idea comune che non si dovrebbe mai reprimere la rabbia, che bisognerebbe sempre sfogarla, perché reprimendola non si farà altro che in qualche modo accumularla e poi sfogarla con maggiore forza. E quindi nascono anche dei servizi come per esempio delle stanze dove le persone possono entrare e spaccare tutto proprio per sfogare la propria rabbia. Oppure persone che credono che andando magari ad allenarsi, a fare sport, a tirare pugni contro un sacco, si possa in qualche modo riuscire a coinvogliare questa rabbia contro un oggetto che non sia magari una persona banalmente. Però attenzione che questo tipo di strategia per gestire la rabbia in realtà non è una vera e propria gestione e non presuppone alcun tipo di evoluzione nella capacità psicologica di elaborare quella rabbia. Certo, noi riusciamo razionalmente in un momento di lucidità a coinvogliare questa rabbia verso un qualcosa, verso un atteggiamento che non sia pericoloso per nessuno, né per noi stessi, né per gli altri. Ma il punto è che noi non siamo sempre in condizioni di poter avere un controllo razionale, di avere una lucidità. Ci sono delle situazioni in cui potremmo trovarci anche inaspettatamente a vivere una condizione appunto di ingiustizia unito a una sensazione di impotenza quindi sfogare la propria rabbia contro degli oggetti anche se degli oggetti appunto safe diciamo così che non comportano eh, danni per nessuno non è la strategia migliore allo stesso tempo anche reprimere fisicamente la rabbia non può essere considerata una strategia fruttuosa sul lungo periodo Proprio perché questa repressione richiede un grande sforzo e un grande controllo razionale che non sempre possiamo avere. E soprattutto questa repressione non comporta una elaborazione. Come detto appunto, i meccanismi di rabbia sono innescati anche da delle interpretazioni dell'esistenza, non solo da delle predisposizioni, magari fisiche, genetiche. Quali sono queste predisposizioni? Per esempio, l'incapacità di accettare che le ingiustizie sono una componente fisiologica della nostra vita. In questo mondo la giustizia è un concetto assolutamente astratto non esiste una vera e propria giustizia divina a meno che non crediate nel karma però diciamo che è normale e fisiologico che nel corso della nostra vita noi subiremo delle ingiustizie a volte queste ingiustizie saranno reali a volte saranno presunte le interpreteremo noi come ingiustizie ma sicuramente ci troveremo spesso nella condizione di avere la sensazione di subire un'ingiustizia e appunto queste ingiustizie non potremo sempre Sempre farla valere, sempre riuscire a eh, controllarla e a ribaltarla. E quindi la cosa più importante che dobbiamo fare, su cui dobbiamo lavorare, è accettare il fatto che alcune ingiustizie non sono in alcun modo evitabili e che tutti noi dobbiamo in qualche modo subire qualche forma di ingiustizia. Ovviamente, questo non significa che non è giusto lottare per cercare di avere giustizia. Però dobbiamo anche capire che non si potrà probabilmente raggiungere mai uno stato di giustizia percepito totale. E dobbiamo anche capire che spesso questa percezione di ingiustizia può essere data anche da un'alterazione della nostra interpretazione della realtà che ci porta a vedere le cose in maniera molto pessimistica, dove noi magari siamo spesso delle vittime. Quindi il primo concetto su cui secondo me bisogna ragionare per imparare a gestire la rabbia, che non significa appunto reprimerla e basta, oppure sfogarla banalmente contro qualcosa, o qualcuno, o peggio, è riflettere sul fatto che non tutto è controllabile. Non tutto quello che noi sperimentiamo è direttamente sotto il nostro controllo. Questo ci aiuta a ridurre quella sensazione di impotenza che poi va a generare la frustrazione che a sua volta poi genera l'escalation che ci porta a cercare in qualche modo, anche in modo affannoso, in modo assolutamente irrazionale, di cercare di porre fine a quella sensazione di ingiustizia. Ecco, noi dobbiamo cercare di elaborare la sensazione di ingiustizia a monte, cercando di... Accettare anche che in talune situazioni non possiamo fare nulla e quindi questa frustrazione non arriva a delle vette, a dei livelli che poi ci portano a perdere la razionalità. Un altro aspetto chiave che spesso riguarda le persone che hanno un problema con la gestione della rabbia l'orgoglio. Fin da bambini ci viene insegnato ad accettare la sconfitta, no? Quante volte ci è stato detto anche dai genitori di imparare a perdere. Eppure molte persone non hanno acquisito questa competenza e si portano avanti questa lacuna anche nella vita adulta. Imparare a perdere vuol dire accettare la sconfitta, accettare che in alcune situazioni non si può vincere. Non si può vincere non significa per forza per dei meriti nostri, ma può darsi semplicemente che appunto non siamo in grado di riuscire a raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Che sia avere ragione in una discussione, che sia appunto farci riconoscere un torto subito, qualunque cosa sia, a volte dobbiamo accettare che quella cosa non è raggiungibile. E questa accettazione ci permette appunto ancora una volta di ridurre. Quell'escalation di frustrazione e di rabbia che porta ad esplosioni improvvise e incontrollabili. Queste sono solo alcune delle strategie psicologiche che si possono utilizzare per cercare di ridurre la rabbia a monte ed evitare che questa si inneschi. Ovviamente, però, non sono le uniche, sono semplicemente alcuni spunti di riflessione si possono ovviamente trovare altre strategie che possono essere altrettanto valide però il concetto chiave che voglio trasmettere con questo breve video è appunto quello di non sottovalutare l'escalation di rabbia le esclusioni di rabbia non possono essere identificate come qualcosa di fisiologico perché basta una singola volta in cui non riusciamo a controllarla per compromettere inevitabilmente la nostra esistenza e magari quella di un'altra persona. È fondamentale non arrivare a reprimerla perché la repressione è possibile solo quando abbiamo un alto grado di controllo razionale, ma è importante riuscire a creare un mindset psicologico dove queste escalation sono in qualche modo bloccate a monte proprio perché l'interpretazione della situazione che le andrebbe a creare cambia e dunque cambia anche come il nostro corpo, la nostra mente reagisce a tale situazione. Lavorare da soli sulla gestione della rabbia non è qualcosa che, che è sempre possibile. A volte eh, la rabbia viene innescata anche da dei trigger che sono collegati a dei traumi passati, a delle esperienze magari negative vissute durante l'infanzia o l'adolescenza. Per esempio magari alcune forme di bullismo possono portare in età adulta ad avere delle reazioni eccessive a delle situazioni che magari ci ricordano quelle stesse situazioni. E dunque anche dal punto di vista clinico può essere utile andare a ripescare e a eh, riesumare ed a rielaborare alcuni traumi, alcune situazioni del passato che ancora oggi incidono pesantemente sul nostro modo di rapportarci con gli altri e sul nostro modo di gestire la rabbia. Spero che questo breve video vi sia stato in qualche modo d'aiuto, di ispirazione. Se vi interessa, appunto possiamo approfondire il tema anche andando a prendere magari degli studi scientifici, anche magari partendo da delle situazioni pratiche. Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.